Serata a tutti ragazzi da Paolo Intro, un bacione, come al solito siamo qui e sto facendo questo video perché volevo così dare qualche delucidazione in più riguardo quello che ho detto stamattina, riguardo il mercato del 23, che poi comunque sicuramente continuerà le stesse voci, ci saranno anche oggi 24 e nei prossimi giorni, magari se ne aggiungeranno delle altre. Comunque per il momento volevo puntualizzare appunto su qualche trattativa e parlare anche un po' di numeri. E parliamo di Darmian, che diciamo che negli ultimi giorni è il giocatore, diciamo, più nel mirino dell'Inter, Matteo Darmian, terzino destro del Manchester United, comunque giocatore molto duttile, comunque che può giocare comunque anche sulla sinistra e anche al centro, volendo. Giocatore classe 89, ragazzo di grande promessa del calcio mondiale. Piccolo gioiellino, ex Toro e Milan, comunque nato nelle giovanili del Milan, provenienza del giovanile del Milan. E su Matteo Darmian, appunto, si parla di un prestito. L'Inter, appunto, sarebbe interessata a prenderlo con la formula di un prestito con obbligo di riscatto sui 12 milioni di euro. Quindi 12 milioni di euro inclusi bonus, quindi un 6 più 6, e quindi ci sarebbe un po' questo accordo, ecco, tra Manchester United e Inter. L'Inter sarebbe, dalle ultime notizie, sarebbe in vantaggio, ci sarebbe anche la Juve, appunto, con un altro club interessato, però sarebbe in vantaggio sui bianconeri, perché offrirebbe al calciatore una cifra sui 3,8 milioni a stagione contro i 3,5 della Juventus. Quindi lieve vantaggio nostro, e quindi potrebbe essere un'operazione comunque si potrebbe concretizzare anche subito, perché il calciatore potrebbe arrivare subito appunto in possessione di mercato. Diciamo che chiaramente la questione Darmian è legata, il discorso Darmian è legato alla questione Versalico, di Sime Versalico, perché bisogna risolvere anche il discorso di Versalico. E il calciatore, il croato, come sapete tutti, ha sempre i problemi fisici, non ha reso come ci aspettavamo. È un giocatore che indubbiamente ha delle grosse potenzialità e delle qualità, però almeno finora nell'Inter non è mai riuscito ad esprimerle al meglio. E a differenza magari che nella sua nazionale, dove magari si è visto di più e forse ha giocato anche meglio e ha fatto prestazioni anche migliori. Ecco. Comunque da noi ha deluso, e quindi si pensava, appunto, la società pensava, io aggiungerei giustamente, di non riscattarlo dall'Atletico Madrid, e quindi di mandarlo via o a giugno o in questo mercato invernale. Anche perché il riscatto comunque praticamente, per averlo a titolo definitivo, l'Inter dovrebbe versare nelle casse del club spagnolo, del club madrileño, dovrebbe versare circa sui 17,5 milioni di euro. E penso che c'è molta, diciamo, molta, molta perplessità appunto in questo, c'è poca convinzione nel tenerlo, e quindi corre anche voce che magari si potrebbe tenere, e poi a giugno si deciderà appunto sul destino del croato, ecco. Nel senso che ci potrebbe essere anche questa decisione da parte della società di tenerlo, chiaramente con un arrivo di Darmian, perché comunque Darmian sarebbe un grande colpo, sarebbe un giocatore molto,
per noi molto importante, soprattutto da collocare come terzino destro, e quindi anche se, come dicevo, un giocatore duttile comunque lo puoi mettere in qualunque ruolo, lo puoi comunque piazzare in qualunque ruolo del reparto difensivo, quindi giocatore multiruolo Darmian. E quindi c'è comunque c'è questo discorso del Salico che è da affrontare, bisognerà risolverlo perché comunque non si può decidere se tenerlo o meno. Andiamo avanti, c'è avanti ancora la trattativa per Nicola Barella, il giovane centrocampista del Cagliari. L'Inter, appunto, dalle ultime diciamo, dalle ultime notizie, il calciatore preferirebbe magari a una destinazione diversa, tipo il Napoli o altri club che sono su Damian, preferirebbe venire a Milano all'Inter. Questa sarebbe una buona cosa, però sì, è una trattativa comunque che sicuramente si trascinerà ancora avanti e quindi vedremo un po' come andrà a finire. Discorso Perisic, discorso Ivan Perisic, c'è dell'esterno croato, sembra che allora, dalle ultime, da quello che si legge nei giornali e sul web, sembra che verrà messo sul mercato proprio in questa sessione di mercato, anche se siamo un po' verso la fine, valore 40 milioni di euro. Giocatore che anche lui ha un po' deluso le aspettative, giocatore troppo altalenante, giocatore che nella propria nazionale fa grandissime prestazioni, mentre da noi invece non delude e comunque non rende come ci si aspetta. E i club interessati a Perisic sarebbero due, soprattutto il Manchester United e l'Atletico Madrid, anche se l'Atletico Madrid sarebbe lievemente in vantaggio rispetto agli inglesi, perché il Cholo Simeone lo vorrebbe fortemente, quindi comunque gli spagnoli sono lievemente in vantaggio rispetto agli altri. Nell'ipotesi di un accordo con il Manchester United potrebbe anche rientrarci l'operazione Darmian, appunto in questo accordo, anche se non è detto comunque che le due operazioni possano essere accomunate, possono essere anche due operazioni distinte, separate, ecco, con l'inglese. E ci sarebbe anche il discorso Martial, l'attaccante francese appunto del club inglese della nazionale transalpina, il francese Anthony Martial, che comunque sarebbe un grande giocatore, un grande anche lui, molto forte fisicamente e anche tecnicamente, però sembra molto lontano, nel senso che comunque una trattativa che obiettivamente sembra una strada, quella di Martial, che sembra molto, molto poco percorribile. Quindi, come dicevo anche diciamo mesi fa, perché comunque di Martial se ne parla da mesi, come dicevo mesi fa, purtroppo di Martial comunque sembra un po' arrivare a Martial sembra un po' difficile, anche perché lo United non credo che se ne voglia privare. Quindi, e se si riuscisse a vendere riguardo Perisic, se si riuscisse appunto a venderlo a queste cifre, quindi sui 40 milioni di euro, sarebbe una grande plusvalenza appunto per noi, perché se vi ricordate bene, noi lo comprammo nel 2015 dal Wolfsburg, tirando fuori circa 18 milioni di euro, e quindi sarebbe appunto una cosiddetta plusvalenza, appunto, che gonferebbe un po' le nostre casse, le casse dell'Inter, una vendita del genere. Bisogna vedere, perché comunque è un'operazione che non è facile, nel senso che non è un'operazione che io vedo più magari avvenire
realizzabile da giugno in poi, perché comunque il tempo stringe e bisogna vedere appunto se Perisic proprio diciamo, andrà via proprio in questa sessione invernale. Bisogna vedere. Io penso di no, credo che secondo me rimarrà fino a giugno, poi a giugno si deciderà. La mia opinione su Perisic sono favorevole io su una sua nel venderlo perché l'ho già detto, mi sono già espresso anche tempo fa, anche perché credo che ormai sia arrivato a capolinea. Ivan purtroppo non ormai penso che sia giusto anche che cambi aria e che cambiamo un po' anche l'esterno sinistro soprattutto perché comunque non deluso molto perché comunque un calciatore troppo altalenante, c'ha troppi alti e bassi e anche se ha segnato diversi gol, comunque non ha mai dimostrato di essere quello che diciamo ci aspettavamo che fosse. Quindi andiamo avanti, parliamo un po' di uscite, si parla ancora sempre continuamente di Candreva, anche se adesso ultimamente se ne parla sempre meno. Candreva, ci sarebbe un forte interessamento del Torino, il Torino di Cairo su Candreva e poi il discorso Gagliardini che comunque praticamente si era parlato del prestito, della richiesta di prestito da parte della Fiorentina per Gagliardini. Però l'Inter ha ufficialmente già dichiarato che il calciatore rimarrà lì, rimarrà in rosa fino a giugno, quindi Gagliardini e Roberto non andrà via dall'Inter fino a giugno. Quindi questo è un po' quello che ci riguarda come Inter, diamo un occhio veloce al mercato degli altri, Piontek, quindi come sapete è un nuovo calciatore del Milan. Operazione da 40 milioni di euro senza contropartite tecniche, quindi Piontek è già a Milano praticamente, quindi da subito un calciatore del Milan. Higuain è un calciatore del Chelsea, di Sarri. Poi c'è il grande colpo di Barcellona che dopo Boateng, dopo il prestito, aver preso in prestito oneroso sugli 8 milioni di euro il Prince Boateng da Sassuolo ha fatto un grande colpo perché ha acquistato il campioncino gioiellino olandese Frankie de Jong, giocatore diciamo desiderio di tante squadre compresa la nostra. Frankie de Jong dell'Ajax è un nuovo calciatore del Barcellona però da giugno perché comunque terminerà la stagione in Olanda, l'Ajax, e quindi verrà, diciamo, entrerà nei ranghi del Barca, entrerà a far parte della squadra spagnola da giugno in poi. Quindi grande acquisto, tra l'altro con delle cifre esorbitanti, perché si parla di 75 milioni di euro più 11 di bonus, quindi un totale di 86 milioni di euro di operazione, quindi cifre veramente astronomiche, cifre grosse, grandi cifre che appunto di questo acquisto comunque importante, perché comunque Frankie de Jong è un gioiellino veramente, un campioncino, un giocatore diciamo che anche se molto giovane comunque sta dimostrando di essere, che diventerà comunque sicuramente un grande campione in futuro, lo sta dimostrando tuttora comunque con quello che fa. Ecco. E la Juve sarebbe in procinto di prendere il centrocampista gallese Aaron Ramsey, dopo sono mesi che se ne parla di Ramsey, però sembra comunque che sono arrivati comunque a un punto di incontro. Juventus e Arsenal, perché l'Arsenal, la squadra inglese, avrebbe deciso di abbassare un po' le pretese economiche, quindi dimezzare l'ingaggio del gallese, quindi dai 22 milioni iniziali arrivare circa la metà, quindi sugli 11 milioni circa, ecco, di euro.
Quindi sembra che sia la volta buona, che la Juve comunque prende Ramsey. Stiamo parlando di Juve, Cancelo, che ha raddoppiato il suo valore, che adesso in questo momento vale 78 milioni di euro, sarebbe, diciamo, nel mirino del Barcellona. Il Barca sarebbe interessato appunto all'esterno, terzino e anche esterno, centrocampista esterno, João Cancelo, nostra vecchia conoscenza, e quindi sarebbe fortemente interessato a lui, e quindi si parla appunto di un contatto, di un interessamento appunto del Barcellona, di un contatto degli spagnoli, appunto, che sarebbero intenzionati appunto a prenderlo. Muriel, come dicevo, nuovo calciatore della Fiorentina, preso in prestito da Siviglia, anche se è una notizia un po' vecchiotta. Balotelli a Marsiglia stamattina. E Napoli avrebbe acquistato il centrocampista spagnolo, il giovane centrocampista spagnolo Pablo Fornas, che stamattina non sapevo che ruolo avesse perché comunque non lo conoscevo, mi sono anche documentato anch'io alla fine, e giovane anche questo qua di grandi speranze, e quindi l'avrebbe acquistato circa con un'operazione sui 28 milioni di euro, e poi sembra che Haaland se ne vada, forse andrà al Paris Saint-Germain, c'è questa voce che riguarda Napoli, che forse Allan se ne va. E capitolo rinnovi, quello di Skriniar ormai, diciamo, addirittura d'arrivo, ormai quasi fatto, perché comunque c'è un preaccordo, c'è un precontratto tra Skriniar e l'entourage di Marotta, e quindi ormai Skriniar, direi che il contratto di Skriniar è praticamente quasi rinnovato, mentre quello di Cardi comunque sulla buona strada, sembra comunque molto vicino, e nei prossimi giorni, al massimo la prossima settimana, comunque ci sarà questo fatidico incontro e questo rinnovo. Su Skriniar sono molto contento, giocatore molto importante per noi, per la nostra difesa. L'importante era blindarlo, e con questo precontratto penso che la società abbia fatto la cosa migliore in assoluto. È un giocatore che non bisogna assolutamente vendere, non dobbiamo privarcene, dobbiamo tenerlo, perché comunque è uno dei giocatori più forti della nostra Inter, e un punto di riferimento della nostra difesa. Quindi, il centrale slovacco è importantissimo per noi, e quindi buona cosa tenerlo e non metterlo sul mercato, perché c'era anche quella paura lì, visto che si parla di Godin, che sembra che arrivi da noi, anche se ancora non c'è l'ufficialità, e quindi c'era la paura appunto di un addio di Skriniar. Mentre Miranda invece andrà via sicuramente, perché comunque ci sarebbe se no un sovraffollamento di centrali, giustamente andrà via, e quindi si parla del Brasile, di un ritorno in patria, Flamengo. Niente ragazzi, io vi saluto, questo è un po' diciamo, il riassunto di quello che è capitato oggi, e domani sicuramente ci saranno altre notizie. E ci saranno sicuramente altri nomi, e noi ne parliamo nei prossimi giorni. Farò dei vari aggiornamenti, farò nei prossimi giorni altri video appunto dove aggiornerò il mercato, farò dei continui aggiornamenti. Io vi saluto, vi mando un bacione da Paolo Inter, come al solito, buonanotte a tutti, e come sempre, prima di concludere, vi dico sempre la mia frase classica, amala sempre e comunque. Ciao a tutti ragazzi, e mi raccomando, iscrivetevi al canale, vi aspetto in tanti e numerosi, e mettete il like al video. Grazie a tutti, un bacione ancora da Paolo Inter, buonanotte a tutti, e naturalmente sempre forza Inter. Ciao a tutti, buonanotte. Ciao ragazzi, alla prossima, ciao.